proprio il concetto di speranza. E mi veniva in mente che la portiamo vicino a noi, la tiriamo fuori, soltanto nelle occasioni importanti, no? Quando c'è qualche cosa di bello o che ci inquieta, insomma, speriamo che una certa cosa importante vada bene. E non è vero per niente. La speranza è accanto a noi ogni giorno ed è fatta di cose più piccole, pensateci bene. Abbiamo bisogno praticamente ogni mattina di sperare che il nostro lavoro vada bene, che il nostro lavoro tenga. Abbiamo bisogno di sperare che i nostri figli crescano bene. Abbiamo bisogno di sperare in tutte queste piccole cose. E la speranza viene instillata da fatti diversi. Alcuni sono importanti. La famiglia che stia in buona armonia, per esempio. Ma viene instillata anche da cose esterne, dalla letteratura. Leggiamo un libro che ci fa sperare, che ci dà una chiave per abbandonare i sentimenti più oscuri. E, a volte anche il cinema fa molto. E poi ci sono le canzoni che sono più modeste, però insomma sono anche più veloci, entrano nel nostro animo con grande velocità e con grande facilità. E quindi io riflettevo sul fatto che sono molto felice di aver scritto in questi 40 anni, in questi lunghi 40 anni, anche molte canzoni che avvicinano alla speranza. E ne sono contento per i ragazzi, ne sono contento per le persone più giovani di me. L'ho fatto io, lo hanno fatto anche molti autori come me. È una cosa che mi piace, che mi consola. Questa prossima canzone è una di quelle che con parole semplici avvicinano alla speranza.